Prosegue con un altro colpo di scena la vicenda politica del comune di Chieti, le dimissioni dell'assessore alle finanze Tiziana Della Penna. L'assessore fa parte del gruppo civico del vice sindaco Paolo De Cesare, consiglieri e assessori che, come noto, non hanno partecipato alla seduta del Consiglio Comunale del 27 marzo scorso, che ha deliberato sul piano di risanamento di Teate Servizi, società in-house sulla quale pende la richiesta di fallimento della Procura della Repubblica. Proprio domani, 31 marzo, il concordato sarà depositato in tribunale. L'assessore Manuel Pantalone difende l'operato della sua collega. Abbiamo in questi 2 anni e mezzo di amministrazione ridotto di oltre 7 milioni di euro il disavanzo dell'ente, oltre a non aver fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria. E poi abbiamo mantenuto appieno il cronoprogramma del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per cui rispettando tutti i parametri per quello che afferisce il primo anno. Quindi le dimissioni della collega sono dimissioni da intendersi solo come un gesto di stile, ma ovviamente ci auspichiamo che il nostro sindaco le possa respingere. In effetti il sindaco Ferrara pare non abbia alcuna intenzione di modifiche in maggioranza. È un momento delicato, ha detto, abbiamo tante cose da fare insieme nel modo più efficace possibile. C'è infatti anche la Corte dei Conti che entro aprile dovrà pronunciare sul piano di riequilibrio del comune per evitare il dissesto con conseguenze soprattutto per i cittadini e le loro tasche con tasse al massimo. Ovviamente ci auguriamo proprio per tutte le ragioni che ricordavo prima, di poter centrare questo grande obiettivo che sarebbe un'opportunità per la nostra città ma anche per il futuro, al quale piano di riequilibrio lavoriamo sin dal primo giorno di amministrazione. Nonostante l'appoggio ribadito da Pantaloni al sindaco, siamo pienamente al fianco del sindaco Ferrara. Nella vicenda recente che ha riguardato proprio l'approvazione delle linee guida del piano di concordato di Teate Servizi c'erano differenze solo ed esclusivamente di natura tecnica. Interviene il vice De Cesare. Se il sindaco dovesse accettare la richiesta di dimissioni del nostro assessore saremmo costretti a chiedere il rimpasto di giunta e al caso si aggiunge il caos della lite tra PD e gruppo civico. Sarà una primavera calda, caldissima, tutti ad attendere all'ombra del pelì di Achille.